ed è molto bello che la città di Napoli ricordi con parecchie iniziative le stragi mafiose così devastanti, quella di Capaci come questa di Via D'Amelio del 19 luglio. C'è una grande partecipazione e sensibilità, soprattutto nelle scuole e nei giovani, che non c'era 25 anni fa. Questo è uno degli effetti collaterali, tra virgolette, chiamiamoli così, positivi della rivoluzione delle coscienze culturali che avrebbe voluto Giovanni Falcone. Però la notizia brutta è che a distanza di 25 anni, per Capaci e soprattutto, devo dire, per Via D'Amelio, la verità sembra molto lontana. Mi sembra anche una verità che non si ha la forza di ricercare fino in fondo. E basta vedere anche le dichiarazioni di queste ore dei familiari di Paolo Borsellino, dalla figlia. Io poco fa ho sentito il fratello Salvatore. Io poi negli ultimi anni sono sempre stato a Via D'Amelio. 19 luglio, questo giorno sto qua, però Napoli è vicina al popolo siciliano per il sangue che ha versato con servitori e servitrici dello Stato. Però da sindaco, da uomo delle istituzioni e da magistrato provo rabbia nel fatto che siano stati ostacolati i servitori dello Stato che hanno cercato in questi anni di ricercare la verità fino in fondo. Credo che soprattutto la strage di Via D'Amelio sia una strage di Stato, nel senso che pezzi di Stato sono stati responsabili di quello che è accaduto. Borsellino viene ammazzato, questa è la mia opinione personale, perché aveva individuato i mandanti probabilmente della strage di Capaci e soprattutto, e mentre lui indagava, c'erano altri appartenenti allo Stato che trattavano. Poi non è finita col 92 perché abbiamo avuto le bombe del 93, ma poi le mafie effettivamente hanno cambiato strategia e hanno cominciato sempre di più a penetrare all'interno della politica e delle istituzioni e sono divenute finanche più pericolose sotto l'aspetto politico istituzionale, perché hanno un po' diluito la strategia militare per attraversare fino in fondo la strategia politica istituzionale. Ed ecco perché oggi, a distanza di 25 anni, corruzioni e mafie sono ancora molto forti, perché sono penetrate nel cuore delle istituzioni. Quindi il tema è quanto mai attuale. Il Teatro di San Carlo ha ricordato il 25esimo anniversario della strage di Via D'Amelio con la mostra fotografica Luci dal buio, mafia e antimafia, materiali inediti a cura della Fondazione Italiana per la Legalità e lo Sviluppo Generale dei Carabinieri Ignazio Milillo, per raccontare la storia delle sconfitte e delle vittorie dello Stato sulla criminalità organizzata, e con un concerto del coro di voci bianche di Stefania Rinaldi e degli allievi del liceo musicale Margherita di Savoia. Successivamente, un altro omaggio alla memoria di Paolo Borsellino è stato ospitato nel cortile del Maschio Angioino, con la partecipazione di numerosi artisti in una serata dedicata alla memoria di Salvatore Barbaro, vittima innocente della Camorra.